Benvenuti in Leggenda Spag, qui è Francesco Almasio e oggi voglio parlarvi di alcuni ulteriori dettagli del futuro DLC Biker DLC che uscirà il 4 di ottobre. Andando ad analizzare alcune foto e anche grazie ad alcuni contributi del solito Ian2295 tramite Twitter e tramite altre fonti che vi lascerò ovviamente in descrizione, ho scoperto dove è situata la foto che avete visto nel post della Rockstar, quindi dove dovrebbe essere, penso, la base operativa o una delle basi operative in cui potremo avere delle missioni da fare con le moto. E poi ulteriori novità per quanto riguarda il mondo delle armi e molto altro. Ma andiamo subito al dunque, aprendo la pagina. Eccoci qua. Come vedete qua dal sito Grand Theft Auto 5 France ci vengono mostrate le foto in 4K. Qualità eccellente, come potete notare abbiamo una nuova arma che è questo coltellaccio tipo sciabola. Avremo, credo, queste nuove borchie da poter indossare, invece dei braccialetti avremo anche queste nuove borchie. Ovviamente nuovi tatuaggi, come vedete abbiamo anche dei tatuaggi molto particolari, la possibilità a quanto pare di avere la personalizzazione dei colori delle nostre moto anche in stile un po' arrugginito. E un'altra cosa che si nota sono questi nuovi giubbottini che, e anche le scarpe qua che sono molto stile western, molto vecchio, molto stile vecchio. Andando poi a vedere le altre foto, abbiamo innanzitutto questa in cui si vedono questi altri nuovi giubbottini con questo stile qua, e da questa immagine si nota questo retro qua che poi andremo a scoprire dove è situato. Avremo nuovi jeans, come potete notare sono dei nuovi jeans, questi non sono i classici. Ma altra cosa che viene notata, oltre a questi che hanno le mani un po' così spostate, ma notiamo una nuova arma, credo, ovvero una specie di ascia. Non mi sembra uguale alla stessa ascia che abbiamo già, ma mi sembra un nuovo tipo di arma, forse un po' meno, un po' diversa, ma comunque un nuovo tipo di macete. Avremo, come vedete, anche nuovi guanti, nuove capigliature, sicuramente magari ci sono delle nuove capigliature, sembrano un po' gli stessi, ma magari qualcosina cambierà, penso che ci sarà qualche nuovo taglio finalmente. Per quanto riguarda questa fotografia che abbiamo visto nel post, si nota innanzitutto questa moto qua, credo che sia una nuova moto, potrebbe essere, non mi sembra una classica moto che abbiamo già. E poi la cosa che si nota innanzitutto sono questi nuovi occhialini molto molto particolari. Per quanto riguarda il resto, sì, abbiamo dei nuovi tipi di scarpe anche qua, ma mi sembrano forse le classiche, tipo sneakers o qualcosa del genere, ma magari se hanno messo nuovi modelli di quel tipo. Abbiamo a quanto pare anche dei nuovi cerchioni, quindi nuovi stili delle ruote. Poi, andando a vedere quest'altra foto, come potete notare abbiamo questi nuovi giubbottini che vi avevo già accennato, queste nuove moto spettacolari con nuove carene, nuovi colori adeguati al tipo di con vari stili, insomma ruote veramente enormi, queste qua sono veramente enormi, come potete notare, e penso che saranno un bel po' come tipo di, come quantità di moto. Assomiglia molto, non so se vi ricordate, al film Altrimenti ci arrabbiamo di Bud Spencer e Terence Hill, con queste moto veramente enormi. Altre novità forse saranno nuovi stili delle bandane, forse un nuovo stile di pizzetto, che questo non mi sembra che ci sia, e nuovi pantaloni, insomma, come vedete questo sembra un po' un pitonato. Andando a vedere qua, in questo caso da Ian2295, ci viene mostrata la locazione di dove viene fatta questa fotografia. Infatti noi, aprendo queste foto, abbiamo questa fotografia qua che abbiamo già visto prima, abbiamo questa che è la parte dietro di questa, come vedete c'è lo stesso sfondo qua. Aprendola ancora siamo qua, quindi davanti a un benzinaio, e la zona è questa, in pratica proprio vicino a dove c'è la specie di aeroporto,
e alla prigione, quindi qua dove di solito troviamo gli elicotteri per andare direttamente a Fort Zancudo, che è da queste parti qua a sinistra della mappa. Qua abbiamo la prigione e questa qua è la zona dove è stata scattata questa fotografia. Non si sa se sarà magari una zona di ritrovo per le missioni, non è stato specificato, quindi questa è una grande novità. E un'altra novità che ci viene detta è che la Rockstar sta lavorando su una nuova categoria di modalità di gioco che potrà essere rilasciata. Non si capisce se verrà rilasciata immediatamente col rilascio del DLC, ma presumo di sì, perché dovrebbe essere riferito a delle nuove modalità. E la cosa particolare è che oltre a qua che abbiamo i codici in cui ci viene detto Mission Coop, You need more player to play this coop, infatti appare questa nuova immagine in cui appare: attenzione, hai bisogno di più giocatori per giocare a questa modalità cooperativa. Quindi a quanto pare ci sarà questa nuova modalità cooperativa in cui magari dovremmo essere, non so, in una stessa sessione e per poter partecipare dovremo magari unirci tutti insieme a questa nuova modalità. Non si sa ancora nulla, quindi prendete ovviamente tutto con le pinze, ma queste sono le grandi novità che ho voluto analizzare. In attesa ovviamente dell'eventuale trailer che dovrebbe essere rilasciato, presumo, venerdì. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, troverete tutti i link in descrizione delle fonti e anche per seguirmi sui canali Telegram, Instagram e non solo, basterà leggere bene la descrizione di questo video e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!